Cari amici della 4 Ticino Web TV, sono Andrea Balzaretti e questa è la prima trasmissione di TV Energy, un canale digitale interamente dedicato al mondo dell'energia, un'energia vista a 360 gradi. Dalla produzione alla distribuzione, come l'energia entra nelle nostre case o nelle nostre aziende. Parleremo di efficientamento energetico, di mobilità sostenibile, parleremo di illuminazione e anche di energia dell'anima. Naturalmente parleremo del futuro dell'energia nel nostro paese. Oggi però in particolare parliamo di mobilità alternativa ed in particolare di automobili ibride, un mercato ormai decollato in tutta Europa e naturalmente anche qua da noi in Svizzera. Pensate che le vendite di auto al 100% elettriche in Svizzera è aumentato del 250% nel 2019 e anche se il 2020 è stato un anno drammatico per le vendite di automobili, il trend sempre in crescita è solamente quello della mobilità sostenibile. E le motivazioni di questa crescita sono molteplici. Innanzitutto la maggiore affidabilità delle batterie, che consentono una percorrenza maggiore. Di fatto si possono percorrere più chilometri. Ci sono molti più modelli disponibili perché le case automobilistiche investono ingenti risorse per offrire alla clientela modelli sempre migliori. Ci sono più colonnine per le strade, per caricare ad esempio le batterie alla sera e soprattutto c'è una motivazione anche economica, ci sono più incentivi sia fiscali che agevolazioni per facilitare l'acquisto e poi, non per ultimo, il desiderio sempre maggiore delle persone di tutelare l'ambiente. Pensate che uno svizzero su due ha detto che sarebbe interessato ad acquistare un'auto elettrica entro i prossimi 3 anni. Quindi l'attenzione in questo settore è massima ed è in grandissimo fermento. Così ovviamente come quello delle auto ibride, ibride e plug-in. Ci sono tantissime novità, ci sono tantissimi modelli e di alcuni ve ne parleremo in questa puntata. Ormai i SUV e i crossover la fanno da padrone e una delle auto più attese è l'Alfa Romeo Tonale, versione di serie dell'omonima concept car che è stata presentata nel 2019 al Salone di Ginevra e, secondo le indiscrezioni, verrà presentata al prossimo Salone di Monaco di Baviera, per poi essere lanciata sul mercato all'inizio dell'anno prossimo. Versioni a propulsione ibrida plug-in da 200 e 250 cavalli. Tra l'altro quest'ultima versione probabilmente verrà denominata Veloce. Guardiamo insieme il primo contributo. L'Alfa Romeo Tonale è un SUV dal look dinamico in linea con la vocazione del marchio. All'interno l'alloggiamento della strumentazione riprende la classica forma tondeggiante dell'Alfa Romeo, ma al suo interno non ci sono più gli strumenti a lancetta, bensì un moderno schermo LCD e al centro l'ormai immancabile display del sistema multimediale posizionato a sbalzo. Grandi aspettative anche per il più grande SUV ibrido di Toyota, l'Highlander, che arriverà nei primi mesi dell'anno sul mercato europeo per la prima volta. Proposto esclusivamente in versione ibrida pura, insieme al RAV4, al CHR e all'annunciata Yaris Cross, completa la gamma di modelli SUV europei di Toyota. 23 anni di esperienza con la tecnologia ibrida pura, 15 milioni di clienti e nuovi modelli ibridi a quarta generazione del sistema propulsivo ibrido autocaricante. Toyota occupa indiscutibilmente la posizione di leader nel settore dei veicoli ibridi. Da queste premesse e in combinazione con la leggendaria qualità e longevità e affidabilità, nonché con la lunga esperienza del mercato SUV, nasce Highlander Hybrid. Spazioso, versatile, ben 7 posti con 658 litri di bagagliaio che raddoppiano abbassando i sedili
dei passeggeri. Efficiente propulsione ibrida pura di quarta generazione, 244 cavalli ed emissioni col miglior rapporto potenza-emissioni della categoria. L'Highlander coniuga le caratteristiche dei SUV Toyota quali comfort, facilità d'uso e sicurezza con l'efficienza e le basse emissioni della propulsione ibrida e la trazione integrale con la possibilità di trainare 2 tonnellate. Un veicolo completo, al top sotto tutti i punti di vista, garantisce Toyota. Guardiamo insieme il video. Ed infine vi presentiamo un'auto che nel 2020 ha rappresentato una scommessa vinta dal gruppo Volkswagen ed una sorprendente novità nel panorama automobilistico, ovvero Cupra Formentor, un SUV coupé sportivo che ora è disponibile in una entusiasmante versione ibrida e che intende ridefinire il concetto di performance sulla base dell'elettrificazione. Un'esperienza di guida del tutto nuova che ci porta in un mondo dove le materie prime interagiscono con l'energia. Da un lato la concept car unisce la versatilità di un SUV al design compatto e sportivo di una coupé, dall'altro non necessita di un motore a combustione per raggiungere le performance di una Cupra. È dotata di un motore ibrido plug-in da 1400 TSI con 245 cavalli, quasi 180 kW. Cupra Formentor è emozione provata al volante di un'auto ad alte prestazioni. Adrenalina, libertà e controllo. Guardiamo il video ufficiale. Questo è stato solo il primo appuntamento dedicato alla mobilità elettrica e presto torneremo con tante novità e auto di cui parlare. Se avete argomenti dedicati all'energia da suggerirci e voi stessi ne volete parlare insieme a noi, contattateci e aiutateci a rendere la nostra TV Energy la vostra TV Energy. Da Andrea Balzaretti è tutto, un saluto e alla prossima.